Ciao a tutti, oggi è giovedì 17 maggio 2018, mi trovo qui ai giardini Usuelli. Allora, vedete la bellezza di questi giardini che, tra parentesi, per me sono i migliori in quanto sono recintati. Sono stato chiamato qui dalla mia amica che mi dovrebbe dire qualche cosa. Allora, io ci faccio una domanda. Perché mi hai chiamato? Ti ho chiamato per vedere la vera essenza di questi giardini, quali dovrebbero essere un luogo tranquillo di riposo e di passeggiata, ma tranquillo di riposo e di passeggiata non è, soprattutto per le persone anziane. Giochiamo al pallone, c'è un divieto di giocare al pallone, giriamo in bicicletta, c'è un divieto di andare in bicicletta. Abbiamo anche la giostra sotto il palazzo, che dalle 3 del pomeriggio fino alle 10 di sera, ininterrottamente i bambini corrono su quella pedana che circonda la giostra, in 20. Allora, tutti possiamo convivere civilmente se le regole vengono osservate. Se queste regole non vengono osservate, allora citiamo anche il regolamento comunale, che mi posiziona esattamente l'ubicazione delle giostre. Qui per regolamento la giostra non ci deve stare. Allora, tutti noi della pista ci auguriamo che alla scadenza della concessione non venga più rinnovata la concessione. Quando? 2019. Allora il prossimo anno. E speriamo. In che mese? In Dio? Aprile? Aprile. E speriamo in Dio? Ma neanche un anno. E speriamo? Sperando anche nell'inverno in tanti bei temporali. Ah, va bene. Perché al limite è l'unica speranza che abbiamo che piova tutti i pomeriggi. Va bene. E di altro, oltre alla giostra, hai qualcosa? Il pallone e che poi inderogabilmente il parco venga chiuso alle 20 di sera, non alle 10. Alle 20, come in tutti i luoghi pubblici, Milano, Torino, Genova, Londra, Edimburgo. Anzi, Londra e Edimburgo chiudono addirittura alle 19, anche d'estate. Allora, io ho saputo, diciamo, sai che io ho tutte le vie traverse che mi informano, che una volta questo parco veniva chiuso, passavano, mi sembra, la polizia municipale con le chiavi e chiudeva. Adesso mi hanno detto che rimane aperto. Che rimane aperta, qual è quella cancellata? La porticina, sì. quella lì, sì. Davanti alla giostra. Che non sai mica il perché? Che non la chiudono? Non ne ho la più pallida, saperlo sarebbe già un terno all'otto. Beh, vabbè, comunque. Hai altro? No, direi che abbastanza. Per noi abbastanza. Chiudere? Allora, speriamo il prossimo anno alla scadenza che questa giostra, che a me sembra che fosse stata ai giardini pubblici. Sì, no? Giardini pubblici. Allora, ai giardini pubblici c'è una zona che potrebbe accoglierla, che sarebbe lo spazio dove hanno tolto la pista di pattinaggio su ghiaccio, no? Lì hanno fatto il prato e un posto in piano, potrebbero rimetterla lì, che tra parentesi il gestore potrebbe fare più soldi che non qua, perché qui gira quelli che vanno sono sempre quelli, no? Sono sempre gli stessi bambini e a lungo andare poi dopo si stufano, che vogliono altro. Allora poi questa giostra o fallisce o cambia amministrazione. Allora è meglio che vadano di là, che magari prossimo anno che rinnovano il contratto per metterli di là. Allora io le idee le pongo sempre abbastanza giuste, però nessuno mi sente, neanche me, perché allora che ti dico quello che ho letto questa mattina. Il comune di Roma, ho letto che per
togliere l'erba dai marciapiedi alle strade, vorrebbe prendere delle capre, delle pecore. Allora, io già l'avevo detto con l'amministrazione rossa, no? Di prendere delle capre, che ci facciamo il latte, ci facciamo i formaggi, si nutrono da sole, la spesa è solo per l'acquisto delle capre. Però se dai il permesso al pastore, che te le porta anche in città, perché queste capre concimano anche. Comunque, per me è solo tutta questione di volontà. Certo, ci sono cose che non costano niente. Lasciando perdere tutte le amministrazioni precedenti, lasciamo perdere anche questa amministrazione qua, no? Io spero che questa amministrazione qua, dato che il prossimo anno ci sarà ancora, perché sono 5 anni mi sembra, no? Allora, che il prossimo anno prenda in mano la situazione e faccia spostare questa giostra ai giardini pubblici della stazione. Non ci vuole tanto. No, anche perché la giostra crea un angolo buio dietro al quale vengono espletati i propri bisogni corporali regolarmente, sì, oltre anche ad altri... Spostamento delle panchine. Esatto. Perché qui hanno fissato le panchine talmente bene che le hanno fissate sui blocchetti. Allora tiri su la panchina con tutti i blocchetti. Esatto. E specialmente in quell'angolo là, che è buio, quello là, di là si trovano siringhe, come dietro tutta quella siepe là. Esatto. Tutte siringhe, perché purtroppo c'è la bella idea di mettere la recinzione, ma non controllare, lasciare un metro o un metro e mezzo e poi dopo mettere le siepi, ma non controllare. Le siepi le fanno diventare alte. Se le tenessero alte questi maledetti 80 centimetri che si devono coricare per andarsi a siringare, che non lo fanno da seduti. Oltretutto, quando giocano a pallone, giocano in quello spazio là, vicino al cancello, sì, e viene gettato regolarmente contro il cancello. Questo cancello è già crollato una volta. Mm. Allora, vogliamo farlo crollare la seconda? Va bene. Addosso a qualcuno? Sì. Magari. Allora, se cade addosso... Io testimonio allora, a favore dell'amministrazione. Allora, innanzitutto, siamo in Italia. Se vuoi che qualcosa venga fatto, o ci deve essere il ferito, o ci deve essere il morto, e ci deve essere il caso. Altrimenti, prima non c'è nessuno che prevede o che pensi che possa succedere qualcosa. Le cose bisogna prevederle. Comunque, te che lavoravi in tribunale, queste cose le sai, che inutile che te le venga a dire. Ok, grazie. Va bene, ci vediamo e mi raccomando, non smettere di lottare. Ok, ciao. Va bene. Allora, dal Parco Ausuelli, io vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti.